Siamo studenti di seconda liceo scientifico. Con la nostra scuola abbiamo effettuato un'esperienza di immersione subacquea in piscina, con attrezzatura professionale, bombole, erogatore, maschera e giubbetto ad assetto variabile. Durante l'immersione abbiamo scoperto che sott'acqua ci si muove, si vede e si ascoltano i suoni in modo sorprendentemente diverso da come siamo abituati nella nostra vita quotidiana. In questo filmato vogliamo raccontare come. Per spiegare quello che sperimenta un sommozzatore durante la sua attività sportiva professionale, abbiamo fatto ricorso alle leggi della fisica che abbiamo studiato a scuola e ci siamo fatti aiutare dal nucleo sommozzatori della Polizia Locale di Milano e dal professor Ludwig dell'Università degli Studi di Milano. La prima sensazione che proviamo immergendoci in acqua è di essere quasi senza peso. Si tratta dell'effetto della spinta di Archimede. Vediamo nel filmato cosa succede a un palloncino immerso che sembra sentire la spinta che agisce dal basso verso l'alto. Gli vediamo assumere una forma a goccia e quando viene lasciato libero lo vediamo risalire molto velocemente. In effetti i sommozzatori per equilibrare peso e spinta di Archimede utilizzano una zavorra di piombo e un giubbetto che si può gonfiare con volume d'aria variabile. I sub possono così muoversi in apparente assenza di peso, un po' come succede agli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Come si vede nel filmato, anche noi abbiamo potuto facilmente muoverci sott'acqua. Anche il tiro alla fune in acqua, senza poter fare attrito sul suolo, non funziona come sulla Terra. Infatti, nessuno può vincere. Le due ragazze nel filmato si avvicinano semplicemente l'una all'altra in base al principio di azione e reazione. Un altro problema importante che devono affrontare i sub durante le immersioni è che la pressione esercitata dall'acqua aumenta in proporzione di circa un'atmosfera in più ogni 10 metri di profondità. Si tratta del principio di Stevino. La pressione esercitata alla base di una colonna d'acqua è direttamente proporzionale all'altezza della colonna stessa. Verifichiamo questo effetto osservando l'aria intrappolata in un cilindro di laboratorio rovesciato, portato a una profondità di 5 metri e poi fatto risalire. Possiamo misurare il diminuire della profondità guardando le graffette colorate agganciate a una corda verticale tesa, una graffetta ogni metro. Vediamo che l'aria intrappolata, che all'inizio occupa circa 2/3 del volume del cilindro, si espande progressivamente, riempiendo quasi completamente il cilindro una volta raggiunta la superficie. Abbiamo scoperto che sott'acqua non sentivamo i nostri amici che parlavano al bordo della piscina e li vedevamo molto male. Naturalmente i sommozzatori sott'acqua non possono parlare e comunicano con dei segni convenzionali. Possono però vedere e anche sentire molto bene i suoni, ma solo quelli emessi sott'acqua. Abbiamo quindi ripreso con la telecamera un sommozzatore che agita in aria un sonaglio, ma quando il sonaglio viene portato sott'acqua, il suono non è quasi più percettibile. Quando poi si porta anche la telecamera sott'acqua, si torna a percepire distintamente il suono. Questa incapacità del suono di trasmettersi nel passaggio tra aria e acqua è dovuta alla grande differenza di velocità di propagazione nei due mezzi. Infatti, nell'acqua il suono viaggia ad una velocità quasi 5 volte maggiore che in aria, e ciò impedisce un'efficace trasmissione dell'energia sonora tra i due mezzi. In compenso, l'acqua trasmette il suono senza attenuirlo molto, come invece fa l'aria. Possiamo quindi dire che l'acqua è trasparente al suono. Possiamo percepire nettamente questa differenza di intensità per la propagazione in aria e in acqua quando allontaniamo il microfono dal sonaglio di circa 20 metri. Anche la luce si propaga con velocità diverse nei due mezzi, e ciò impedisce al nostro occhio di mettere correttamente a fuoco le immagini sott'acqua. Possiamo ripristinare il funzionamento della vista utilizzando la maschera, che interpone uno strato di aria tra i nostri occhi e l'acqua. Però ora la luce deve attraversare tre mezzi: l'acqua, la plastica degli occhiali e l'aria, per infine giungere ai nostri occhi. Vediamo infatti nel filmato che spostando la telecamera, che funziona in modo simile all'occhio, tra aria e acqua, il soggetto inquadrato appare distorto, venendo ingrandito del 30%, apparendo quindi più vicino rispetto all'immagine visibile in aria. Sommozzatori effettuano immersioni in tutte le stagioni e in acque anche molto profonde, dove si raggiungono temperature che possono essere anche di pochi gradi centigradi e restano in acqua a lungo, anche alcune ore.
L'entità della perdita di calore dipende dalla differenza di temperature tra le superfici del corpo e dell'acqua e dal tempo di immersione. Bisogna considerare anche che il corpo umano non isolato cede calore all'acqua 25 volte più rapidamente di quanto lo ceda all'aria alla stessa temperatura. I sommozzatori si difendono da questa enorme perdita di calore con la muta, un indumento che copre la maggior parte della superficie corporea e trasmette poco efficacemente calore all'acqua. Anche con questa protezione, tuttavia, attraverso una tuta di neoprene di 5 mm di spessore, quando la differenza di temperatura tra la pelle e l'acqua è di 15 gradi centigradi, vengono disperse circa 200 calorie in un'ora, equivalente all'energia che possiamo assumere mangiando 50 g di cioccolato al latte. Abbiamo allora chiesto al sommozzatore di immergersi per alcuni minuti in acqua, per poi togliere la parte superiore della muta e per filmare con una termocamera, una speciale apparecchiatura che mostra con colori convenzionali la temperatura delle superfici visualizzate. Nel filmato vediamo che effettivamente il torace protetto dalla muta è rimasto alla temperatura di 37 gradi centigradi ed è riprodotto in rosso nell'immagine della termocamera, mentre le braccia, non protette e bagnate, sono a meno di 30 gradi centigradi, in verde nel filmato. Usando la termocamera abbiamo scoperto anche un'altra cosa curiosa. I nostri occhi vedevano senza difficoltà i nostri compagni sott'acqua, ma la termocamera, che registra la radiazione termica, la cosiddetta radiazione infrarossa, a differenza di una telecamera, che registra quella visibile, non li vedeva, perché l'acqua, che è trasparente alla radiazione visibile, non è invece la radiazione infrarossa, non è in grado cioè di trasmetterla. Nelle immagini vediamo una persona che sparisce progressivamente mentre scende in acqua. Durante la nostra esperienza sott'acqua abbiamo scoperto un nuovo mondo, dove le leggi della fisica producono fenomeni inaspettati e cambiano in modo fondamentale le nostre sensazioni fisiologiche di equilibrio vista, udito e calore. È stata un'esperienza fantastica, un grande grazie dell'aiuto agli amici sommozzatori e buona immersione a tutti!